Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuta alla nuova puntata. Abbiamo ospite il cantante di una band, Le Distanze. A questo punto abbiamo ospite Andrea. E la prima domanda spontanea nasce: se dovessi descrivere oggi la band, come la descriveresti? Allora, innanzitutto saluto tutti, ciao a tutti. E allora, come descriverei la band? La descriverei come una cosa indescrivibile, nel senso che è una cosa nuova, è una roba diversa da tutto ciò che c'è adesso e quindi è difficile descriverla con parole che si usano adesso. Quindi la descriverei con indescrivibile. E a questo punto parliamo dell'ultimo lavoro, qui a Common Film. Come nasce questo brano? Da cosa trae ispirazione? Allora, più come un film è l'EP, da cui esce il singolo dell'EP Sì, non ci penso. E più come un film è l'EP, un EP che è corto, da 5 tracce, tra cui poi il singolo chiave che è Sì, non ci penso, che in sole 2 settimane ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni e ne siamo contenti di questo, siamo contenti, salutiamo i nostri ascoltatori che ci stanno sentendo. E questo EP nasce come proprio il nostro inizio, è il primo EP che abbiamo fatto uscire. Abbiamo voluto fare tutto italiano perché siamo usciti in Italia, nonostante noi scriviamo in inglese. E quindi è il nostro primo singolo, siamo al nostro inizio, è l'inizio del nostro progetto questo. Vuoi mai passare dall'inglese all'italiano, soprattutto in questo EP dove è un pochettino un mondo a sé, dove tante vicende, tante situazioni, racconti tante situazioni, ma poi alla fine il risultato è questo. Ma da dove hai tratto ispirazione? Dai vari singoli, ma soprattutto perché un primo italiano? Allora, noi non passiamo dall'inglese all'italiano, in realtà noi scriviamo sia inglese che italiano e forse scriviamo prettamente inglese, facciamo roba più inglese in realtà. Però, essendo in Italia, noi abbiamo voluto iniziare, che poi è una delle altre motivazioni per cui noi ci siamo lasciati un nome italiano, abbiamo voluto iniziare il nostro percorso in Italia con l'italiano, non con l'inglese. Con l'inglese noi vogliamo portarcelo avanti nel nostro percorso quando poi cercheremo di sbarcare in altre nazioni. Ma inizialmente noi vogliamo iniziare dall'Italia e uscire in italiano. Per questo abbiamo deciso di fare questo EP in italiano e anche perché è un EP descrittivo, è il nostro primo biglietto da visita. Quindi chiaramente l'italiano è la nostra lingua, è la nostra nazione e dobbiamo portarla in alto in qualche modo. E intanto poi una copertina del disco dove ci siete voi con queste sembrano fiamme. A chi nasce l'idea di questa copertina? Un pochettino poi voi siete un po' diffusi, cioè non siete ben delineati, ma in fondo siete un pochettino astratti nel senso che comunque vada siete quasi ombra dello sfondo nero. Allora, la copertina è stata una bella domanda perché la copertina è stato un grande lavoro, soprattutto di scelta, perché intanto la copertina l'ha strutturata e l'ha poi finita il designer che sta dietro di noi, il nostro designer, che ha voluto riprodurre, diciamo, cercare di riprodurre una situazione strana. E lì torno all'indescrivibile dell'inizio, no? Perché per questa copertina abbiamo fatto tante foto in realtà, abbiamo sempre preparato un sacco di foto, solo che per certi versi tante non andavano bene, anche se forse erano più classiche. Lui ha voluto fare un lavoro di collage, un lavoro particolare, dove non voleva, diciamo, rendere tutto chiaro, tutto normale, non voleva rendere un lavoro normale, anche questa cosa di lasciare i volti soffusi, lasciarli proprio anche, diciamo, lavorati, tra virgolette, poco, nel senso che non è un ritaglio perfetto al millimetro, è voluto proprio questo
Diciamo che è voluta questa immagine qua, perché deve essere l'inizio di una cosa difficile da spiegare, l'inizio di una cosa difficile da definire. E la copertina, diciamo, che richiama questo. E invece qual è stata, a questo punto viene spontanea Sanremo Rock con la vincita del premio Ben Trend, ma cosa ricordi di quel periodo, di quel momento, cosa ti è rimasto in te, in quel, a voi, di tutto questa, di questo premio poi? Oddio, allora, erano tanti anni fa, ormai parliamo nel 2021, quindi ormai sono 3 anni fa. È stata una, diciamo che brevemente racconto il nostro percorso. È stata la prima cosa che abbiamo fatto, Sanremo Rock, e non ci immaginavamo mai di vincerlo. In Italia, diciamo che è uno dei contest non televisivi, diciamo, soprattutto per le band, soprattutto per il rock più famosi d'Italia. E non ci aspettavamo mai di arrivare manco in finale, oggettivamente. Quindi è stata un'emozione indescrivibile, soltanto essere riusciti ad arrivare in finale. E poi, vabbè, è inutile dire che quando abbiamo vinto non ci volevamo credere. Era in periodo Covid, me lo ricordo perfettamente. È stata un'emozione indescrivibile, ed è stato l'inizio. Poi, da lì, chiaramente siamo cresciuti. Abbiamo avuto un pubblico, adesso abbiamo un pubblico. Abbiamo un pubblico che ci segue anche caloroso e numeroso. E chiaramente, poi quest'estate abbiamo fatto il Firenze Rock. Ci hanno chiamato il Firenze Rock, abbiamo aperto a You. Abbiamo fatto anche un altro concerto con Gianni Scantal, Altartisti. Chiaramente adesso è tutto a ripensarci adesso. Il media adesso, magari con l'esperienza che ho adesso, dopo che abbiamo suonato al Firenze Rock, che è, diciamo, uno degli obiettivi delle band in generale, cioè andare a suonare lì, uno degli obiettivi proprio finali di una band, e averlo fatto, aver anche fatto il record di essere stati la band più giovane mai salita su quel palco, sono tutte cose che mi porto dentro e sono tutte cose indescrivibili. E probabilmente, se avessi vinto Sanremo Rock con questa esperienza, l'avrei presa diversamente, però è meglio così, perché ci siamo fatti tutti le ossa, ci siamo fatti esperienza, ed è stata un'esperienza bellissima. E invece, appunto, poi citato Firenze Rock, salire prima degli U e trovarsi un pubblico davanti immenso, perché tutti i fan degli U, Fantastico, fantastico. inizialmente erano silenziosi, ma poi si sono accorti e hanno ascoltato la vostra musica e si sono animati, hanno cominciato a trasmettere quell'energia. E voi, a quel punto, quell'energia che avete sentito e avete ritrasmesso, anche se poi eravate concentrati, però avete ritrasmesso con la vostra musica. Qual è stata la vostra sensazione e l'emozione? Allora, il Firenze Rock è stato, diciamo, per ora, chiaramente, che poi non è stato molti mesi fa, è stato quest'estate, e è stato, diciamo, il salto proprio di qualità, e ci ha anche, diciamo, in qualche modo messo davanti al salto di qualità a livello proprio pratico. Cioè, che ne so, abbiamo fatto l'estate precedente piena di live, stati ospiti in un sacco di posti, abbiamo fatto pure un concerto dopo il concerto di Elisa Toffoli. Però tu arrivi lì e lì veramente ti mettono davanti una realtà diversa. Ecco, lì abbiamo vissuto una realtà diversa, che è la realtà che tutti, penso, i musicisti che vogliono fare questo mestiere ambiscono, no? Ed è stata una giornata fantastica in ogni sua sfaccettatura. Dal dietro palco, dal catering, dagli altri artisti. Noi avevamo il camerino a fianco a quello di Tom Morello. Abbiamo fatto amicizia con lui, siamo stati con lui dietro il palco, abbiamo parlato, scherzato, insomma. È stato un'esperienza molto bella, e ci ha trasmessi un'emozione importante prima di salire sul palco. Noi siamo saliti sul palco tra i primi. In realtà eravamo 5 artisti in totale, quindi non tanti, tutta la giornata. Siamo saliti prima di Tom Morello e The Who. Inizialmente, devo dire che l'abbiamo presa come se fossimo saliti tutti gli altri palchi in cui siamo saliti negli anni precedenti. La sensazione è stata la stessa, sì, forse con un pochino più di paura, ma non per le persone, ma perché comunque per tanta gente, come hai detto tu,
per tanta di quella gente, c'era gente che era venuta per noi, però ce n'era altrettanta che era venuta per You. Quindi per tanta gente eravamo la prima volta che ci vedeva, per tanta gente eravamo nuovi, per tanta gente eravamo una novità. Quindi avevamo più, diciamo, la preoccupazione di cercare di colpire e di rimanere nel segno, no? E più che le persone, perché più persone ci sono, meglio è. Io parlo per me, parlo, diciamo che se davanti ho 60.000 persone, o ne ho 1.000, preferisco avere 60.000. Perché ti danno un'energia diversa, ti rispondono in modo diverso. E noi, quando siamo saliti su quel palco, avevamo proprio l'obiettivo di divertirci, di far divertire e di far innamorare gli ascoltatori della nostra musica. E è stata una grandissima esperienza ed è stato emozionantissimo quando in un pezzo che la maggior parte delle persone hanno sentito la prima volta, l'hanno cantato con noi, nonostante fosse la prima volta che lo sentivano. Questa è stata una grandissima emozione. E invece poi scendendo dal palco, quando incontri persone che ti guardano, oltre che qualcuno a chiederti il selfie, però ti hanno fatto domande, oppure comunque hai visto nei loro occhi, quella sensazione di dire, contenti, e a quel punto dire ho raggiunto un obiettivo, che è quello far capire che cosa esprimo nella mia canzone. E quelle persone sono rimaste contente, non solo nel tuo saluto, ma anche quelle poche gesti che hai fatto o quelle poche parole che hai detto. Certo, è stato molto emozionante. Noi siamo scesi chiaramente da dietro il palco, però è stato emozionantissimo vedere le persone prima che ce ne andavamo, sentirle dire no, rimanete, sentirle dire fate un bis, sentirle dire persone che ci hanno iniziato a conoscere, persone che poi ci hanno chiesto selfie, autografi, ragazzi che ci hanno iniziato a seguire e che sono venuti ad altre date come il RIM Musica, dove sono stati a Johnny Scanda, sono arrivati dei ragazzi a chiedere l'autografo dietro palco. E poi lì al Firenze Rock il dietro palco era molto seguito bene, cioè non potevi entrare se non eri un artista o un ospite dell'artista. E quindi le persone non potevano venire da te, però noi comunque avevamo la nostra parte privata anche da parte dello spettacolo per andare a vedere lo spettacolo, e in quel caso c'è stato un sacco di persone che ci ha chiesto autografi, selfie, e certo, ripeto, tutta questa roba qua ti trasmette proprio una realtà che è la realtà di salto di qualità, una realtà diversa da quella che vivi fino a poco tempo prima. È una realtà che, ripeto, è l'obiettivo un po' di tutti gli artisti, ma non è quello che fa l'artista, non è l'avere la possibilità di fare 100.000 selfie, ma è l'obiettivo, che è quello di portare la nostra musica, come hai detto tu, averla portata a così tante persone, aver visto che così tante persone l'hanno apprezzata, l'hanno capita, si sono innamorati di essa, e adesso essere arrivati a 1 milione di visualizzazioni su YouTube con il nostro singolo, Se non ci penso, uscito da 2 settimane. È un onore. E parlando dell'ultimo brano, appunto questo qui che hai citato, da dove cosa hai tratto ispirazione? Come nasce l'idea di questo brano e come si è sviluppata alla fine? Perché poi ha avuto i suoi modi di lavorazione particolari. Certo, allora, intanto premetto una cosa molto importante. Tante persone, magari non musicisti, ma anche musicisti, pensano che un artista pubblichi le cose in base a quanto le scrive. Faccio un esempio: pensano che il primo album di un gruppo sono i primi brani che hanno scritto, e invece non è così. Noi di questo EP, infatti, abbiamo scelto dei brani tra i brani che abbiamo fatto. Ci sono dei brani che addirittura provengono molto prima, addirittura dei primi brani, altri invece che sono stati scritti da poco. Se non ci penso, è il brano più giovane dell'EP, in realtà è il brano scritto da meno tempo, mentre ad esempio Come qui come un film è un brano molto giovane, mentre per esempio Rimani qui e Tu sei sono i primi brani che abbiamo fatto, e diciamo che è una raccolta, e quando vai a fare un album, in questo caso un EP, devi cercare di scegliere i brani in modo che l'EP sia instancabile, ed è quello su cui abbiamo puntato a cercare di fare 5 tracce che avessero un filo logico,
essendo canzoni molto diverse. Quindi ogni volta che finisce una canzone vuoi sapere di più, ed è per questo che poi si chiama Qui come un film, che è una canzone che dà il nome all'album, perché come in un film, quando il film si blocca, vuoi vedere cosa succede dopo, sempre, vuoi vedere cosa succede dopo. Tante volte quando un film ti piace e finisce, vuoi vedere cosa succede ancora. Ed è la sensazione che cerchiamo di trasmettere ogni traccia di questo EP. E invece nella realizzazione dei brani nasce prima la musica, un riff, un beat, oppure nasce le parole, oppure possiamo dire che accidentalmente nascono insieme. Allora, hai detto delle cose giustissime. Io sono il compositore dei brani, io scrivo musica e testi, mentre poi con i ragazzi li arrangiamo insieme. Quindi adesso l'arrangiamento lo arrangiamo insieme, li seguo io e loro arrangiano le loro parti e cose, mentre per la scrittura dei testi della musica scrivo io. E ti devo dire che è una cosa giustissima quando hai detto a volte succede che nascono insieme. È vero, io di solito scrivo prima la musica, la melodia con un inglese finto, ok? E poi ci metto le parole. Però succede spesso quando nasce una canzone, ed è il caso di Sì, non ci penso, che soprattutto nei ritornelli ti vengono delle parole che stanno bene perché arrivano dal cuore, no? E su quelle parole poi capisci di cosa devi parlare. A me è successo più volte. A volte no, a volte sì, e è vero. Quindi io tendenzialmente scrivo prima la musica, poi il testo. Però in tanti casi comunque scrivo dopo il testo, cioè finisco il testo. Però in tanti casi succede che delle parti mi vengono da dentro con le parole e dico questa, questo c'è. Come rimani qui anche. Rimani qui, ok, so di cosa parlare, perché se il ritornello mi fa di queste parole qua, so come scrivere il testo. E nascono da dentro. Quelle sono cose che nascono da dentro. E invece preferisci essere un po' più prolisso come nell'italiano classico, oppure essere un po' più ermetico come nell'inglese, appunto ti scrivi molto in inglese, nell'utilizzo dei testi. Ma io quando scrivo i testi cerco sempre di parlare la lingua della gente. Io voglio, diciamo, che un po' come parlo io cerco di essere. Allora, è una domanda difficile, nel senso che in realtà ogni testo è molto diverso da sé. Noi, chiaramente, fuori dalle piattaforme abbiamo soltanto 6 brani, ma in realtà abbiamo una grandissima discografia da più di 50 brani in realtà. Questo è per dire proprio, no? Quando una cosa esce dalle piattaforme, quando in realtà è stata creata, quando in realtà è stata quando è stata elaborata, in quanto tempo. Quindi non quello che esce cronologicamente come quello che scrivi, ma esce per come tu vuoi farti vedere cronologicamente. E abbiamo un sacco di brani e dico la verità, spazio molto, non ho un tema, non ho mai un tema. Tante volte parlo di relazioni, ma non di relazioni tra persone, di situazioni. Magari mi invento una situazione, mi immedesimo in una situazione, a volte cose complicate, a volte cose facili, a volte cose più banali, a volte cose un pochino più invece strane. E quando vado a scriverle, comunque scrivo o voglio scriverla per non far capire niente di quello che sto dicendo. E allora succede magari in qualche parte dove io scrivo senza farmi capire apposta, cioè non dicendo cose senza senso, chiaramente, però parlando in un modo difficile, perché? Perché in quella situazione mi serve una roba di questo tipo, mentre in realtà diciamo che si cerca generalmente con l'inglese è più facile, con l'italiano è un pochino più difficile. Di parlare una lingua che è moderna, una lingua che è di questi tempi, che sia italiano, che sia inglese, e cercare di mettere anche dei riferimenti. I riferimenti sono molto importanti. E a questo punto, voi, nuova generazione di artisti, ritenete che sia sufficiente il mondo digitale oppure, come noi retro, siamo legati un po' al mondo fisico del disco?
avere materialmente il disco dell'artista. Secondo te c'è, secondo te, un possi la possibilità ancora a questo mondo avere la copia fisica? Allora, il discorso digitale analogico è un discorso, un grande discorso, in realtà sarebbe da parlarne molto. Io sono producer, io ho lo studio di registrazione a casa, quindi so cosa vuol dire avere una cosa analogica, so cosa vuol dire avere una cosa digitale e siamo tutti d'accordo che dovunque si va le cose analogiche funzionano 3 volte meglio. Però, per come si sta evolvendo il mondo musicale, che sia bene, che sia male, il disco andrà sempre più per scemare e per essere un investimento da non fare, perché oggettivamente quando tu vai a stampare delle copie è un investimento che la tua casa discografica fa. Se però la gente non compra più i dischi, è un investimento che una casa discografica non fa. Non fa ancora adesso c'è gente che compra dischi, ci sono ancora un sacco di persone che comprano dischi, quindi diciamo che per grandi produzioni può ancora essere una cosa da fare. Poi soprattutto adesso noi abbiamo fatto questo singolo, poi probabilmente dai prossimi faremo anche noi il fisico e cercheremo di venderlo. Chiaramente i dischi fisici servono anche per curriculum. Se prendi disco d'oro, disco di platino, avessimo fatto un disco analogico con gli stessi numeri avremmo avuto disco di platino, anzi pluriplatino in realtà, però chiaramente non abbiamo fatto il disco analogico ed è una cosa diversa, le vendite di dischi sono diverse dalle vendite digitali in qualche modo, quindi chiaramente funziona e lo si fa ancora, però io ho una prospettiva futura dove chiaramente il disco, il CD, purtroppo sarà un po' piano piano messo da parte e dipende da come si evolve la situazione. Secondo me dipende sempre dalle persone che in realtà poi comandano e gestiscono queste cose, cosa vogliono loro fare, cosa vogliono, se preferiscono avere vendite di questo tipo o se non preferiscono più avere vendite di questo tipo. Prima cosa, abbiamo citato tante volte la band, oltre che il nome era evidente, siete nati nel 2019, quindi periodo lockdown, quindi probabilmente è indicativo di quella cosa. Però ci siamo dimenticati fondamentalmente una cosa principale, ricordare tutti i nomi della band, perché noi Certo. l'abbiamo citata, ma non abbiamo i tuoi compagni di avventura. Assolutamente. Allora, io sono Andrea, vabbè, sono il cantante e il tastierista, poi c'è Lucas, il chitarrista e il corista, poi c'è Save, il batterista e vabbè, il sequencer, e poi c'è la Cori, che è la bassista e la corista. E ci tengo a dire un'ultima cosa, che noi ci chiamiamo le distanze sì per il motivo del Covid, ma la vera motivazione per cui ci chiamiamo le distanze, la vera motivazione per cui è nato il nome, non è proprio quello. Quello sì, perché nel periodo Covid ce lo sentivamo dire nelle orecchie tante volte, mantenere le distanze, quindi ci è venuto. Ma in realtà la vera motivazione per cui ci chiamo così è la distanza tra di noi. Perché io vengo da Genova, mentre Lucas viene dal Cile, Saverio viene dalla Puglia. La Cori viene anche lei in periferia di Genova, ma ci vuole un'ora per vederci, quindi comunque siamo super distanti tra di noi. È per quello che ci chiamiamo le distanze. E a questo punto progetti futuri, oltre a, chiaramente a promuovere il disco, anche momenti live ci saranno sicuramente. Assolutamente. Non posso spoilerare troppo, però è in programmazione un'uscita estiva con un feat. Non dico altro. A questo punto mancano due cose fondamentali: gli indirizzi dove potervi raggiungere e i saluti finali. Assolutamente, allora potete trovarci ovunque sui social, su Instagram e TikTok, le distanze official, sulle piattaforme musicali, ovviamente YouTube, Spotify ci trovate, siamo pure su Vevo per i videoclip e vi saluto con un caloroso abbraccio a tutti, grazie, ciao a tutti. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.